Buonasera dal TG6. In apertura la querela in corso sul caso Ryanair. Il presidente della società di gestione aeroportuale diserta la commissione di vigilanza richiesta dal Movimento 5 Stelle e risponde di non aver ricevuto la convocazione. E il presidente di commissione Mauro Febbo pubblica la mail inviatagli una settimana prima e lo accusa di aver mentito. Vediamo. È diventata una querela che procede a colpi di comunicati da due giorni. I protagonisti sono tre. Il Movimento 5 Stelle, che chiede di convocare una commissione di vigilanza in regione per audire il presidente Saga Nicola Mattoscio sul caso Ryanair, il presidente Nicola Mattoscio e Mauro Febbo, presidente della commissione di vigilanza. I fatti si possono riepilogare così. Ieri, 10 febbraio, giorno stabilito per la famosa audizione, a non presentarsi è proprio il presidente della società di gestione aeroportuale. A denunciare l'accaduto è il Movimento 5 Stelle, che si dice basito da tanta indifferenza per un tema così caldo per la regione Abruzzo. Subito pronta arriva anche la replica di Nicola Mattoscio, che afferma in un comunicato di non aver mai ricevuto la suddetta convocazione e di non essere quindi informato. A questo punto a gridare al falso è Mauro Febbo, presidente di commissione, che spiega di aver inviato la convocazione una settimana prima. E per dimostrare la veridicità delle sue parole, allega anche la mail in versione certificata con data e ora di invio. E aggiunge che forse non è il caso di giocare allo scaricabarile, ma di controllare in caso se all'interno della società da lui presieduta non ci sia qualche problema di comunicazione interna. E chiude dicendo che è già stata riconvocata una nuova commissione di vigilanza per la data del 17 febbraio, invitandolo a tenersi libero, questa volta con un comunicato pubblico che rimbalza da ore su tutti i mezzi di informazione regionale. La questione Ryanair resta irrisolta, ma intorno nel frattempo si è alzato un polverone degno del decollo di un aeromobile. Per la riduzione dei vitalizi il presidente Di Pangrazio dice sì, ma annuncia anche che si dovrà aspettare la riforma nazionale. Il servizio di Filippo Tronca. La regione Toscana a dicembre ha cancellato anche retroattivamente l'assegno vitalizio della regione agli ex consiglieri che percepiscono anche l'assegno da ex parlamentare. Una riforma costituzionale prevede di parificare gli stipendi dei consiglieri regionali a quello dei sindaci capoluogo. In Abruzzo sull'argomento del taglio dei costi della politica c'è solo una proposta del Movimento 5 Stelle che però rimane bloccata in commissione. Sulle tempistiche e le intenzioni della regione in merito ad un argomento che è molto sentito dai cittadini, il punto del presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, che conferma i doppi vitalizi sono una rendita da eliminare, giusto anche rivedere i compensi dei consiglieri, ma è inutile mettere il carro davanti ai buoi, occorre attendere la riforma costituzionale e una norma comune a tutte le regioni. C'è un impegno da parte dei presidenti dei consigli regionali che stanno insieme di nuovo condividendo per avere una linea comune in modo tale da fare come è accaduto nel passato, che tutti insieme nel 2012 abolirono i vitalizi in Italia, che tutti insieme nel 2012 abbassarono i soldi, le competenze ai gruppi consigliari ridotti oggi a 5.000 euro annuo. Quindi un buon lavoro fatto allora, un buon lavoro sicuramente si farà per quanto riguarda la riduzione dei costi della politica. Beh, per non commettere errori e per fare un lavoro adesso, con qualche mese, a distanza di qualche mese, che possa essere utile soprattutto al funzionamento dell'istituzione regione, ma che possa dare finalmente soddisfazione e chiarezza a ciò che vuol dire fare consigliere regionale e a ciò che deve essere la competenza dell'indennità giusta per chi fa questa attività, che alla fine è un'attività anche gravosa. Certo, assolutamente sì. Lei è favorevole all'abolizione o diminuzione del doppio vitalizio per chi prende vitalizio, non so, da consigliere regionale, ex consigliere regionale, ex parlamentare? Beh, io avendo votato la cancellazione dei vitalizi, è normale che le doppie percezioni, le rendite vanno eliminate in Italia, ciò che, i costi delle rendite devono essere eliminati, ciò che deve essere garantito invece sono i costi per mantenere la nostra democrazia in una maniera più contenuta, in una maniera più equa, ma sicuramente le rendite non fanno parte del nostro tempo, sono cose che devono appartenere al passato.
calo il gradimento del sindaco di Pescara e risale, anche se ancora negativo, il giudizio sull'operato del presidente della regione Luciano D'Alfonso. E questi sono i dati pubblicati dalla società demoscopica Digis denominato Abruzzo Monitor. Il servizio di Paolo Renzetti. Promozioni e bocciature per i politici amministratori della nostra regione nell'indagine di Abruzzo Monitor effettuata fra il 28 gennaio ed il 1 febbraio scorsi. A livello politico il giudizio sull'operato del presidente della regione Luciano D'Alfonso è risultato positivo per il 43,1% dei cittadini intervistati e negativo per il 56,9%, un risultato comunque migliore rispetto a quello registrato nel 2015. Fra gli assessori e politici regionali la palma del migliore spetta al vicepresidente della regione Giovanni Nolli con un indice di gradimento del 21,6%, seguito dall'assessore alla sanità Silvio Paolucci con il 18,8% e da Andrea Gerosolimo con il 17,1%, quarto posto per l'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco con il 15,8%, seguita da Donato Di Matteo con il 13,8% e da Dino Pepe, assessore alle politiche agricole, con il 12,9%. Fra i consiglieri regionali di opposizione hanno ricevuto il maggior indice di gradimento Paolo Gatti di Forza Italia con il 26,1% e Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle con il 24%. Giudizi contrastanti per i quattro sindaci dei capoluoghi di provincia. Il primo cittadino dell'Aquila, Massimo Cialente, ha ricevuto il giudizio migliore con un 56,2% di gradimento, seguito dal primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio, con il 56,1%. Staccati due sindaci di Teramo e Pescara. Maurizio Brucchi ha ricevuto il gradimento nell'ordine del 45,1%, mentre il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha avuto il 34,1%. Infine il 35,2% degli abruzzesi intervistati ha affermato che nella nostra regione si vive bene, mentre il 27,3% pensa si viva male. Il resto degli abruzzesi ha affermato di vivere né bene né male. Il questore di Milano, Luigi Savina, è stato nominato nuovo vice capo della Polizia di Stato e prende il posto che era stato di Alessandro Marangoni, nominato il 3 dicembre scorso prefetto a Milano al posto di Francesco Paolo Tronca. Savina è nato a Chieti nel 1954, è entrato in Polizia nel 1980. Da dirigente della squadra mobile di Palermo fu autore della cattura dei boss del calibro di Antonino Madonia, Michelangelo La Barbera, Vincenzo e Giovanni Brusca. E Pietro Aieri, laureato in giurisprudenza, inizia la sua carriera alla Questura di Venezia come dirigente della sezione omicidi e dal 91 al 93 a dirigere la squadra mobile della Questura di Pescara. A Milano inoltre ha diretto tutte le operazioni dedicate all'Expo. E ora cambiamo argomento. Stanno affrontando l'ultimo viaggio verso la Polonia Arkadiusz Micka e sua madre Cristina, uccisi a coltellate lo scorso 25 gennaio in via Tibulla a Pescara. Ieri le salme hanno lasciato Pescara e intanto gli amici delle vittime chiedono giustizia senza sconti. Ci dice tutto Alfredo Primante. Sono in viaggio verso la Polonia, dove saranno tumulate le sarme di Arkadiusz Micka, 23 anni, e di sua madre Cristina, 54 anni, massacrati nel pomeriggio dello scorso 25 gennaio nella mansarda della palazzina di via Tibullo a Pescara, dove il ragazzo viveva da tempo. A dare l'addio ieri mattina le due vittime della feroce di Maxim Chernysh, ucraino di 25 anni, reo confesso dell'omicidio, c'erano i vicini di casa e le persone che conoscevano Arca e sua madre, oltre al vice sindaco di Pescara Enzo Del Vecchio, in rappresentanza della città. I residenti di via Tibullo, insieme ai commercianti di Porta Nuova, hanno anche organizzato una colletta per aiutare i familiari in Polonia a pagare le spese del funerale e venerdì, nella chiesa di San Luigi, poco lontano il luogo dell'omicidio, sarà celebrata una messa in ricordo delle vittime, con le offerte che serviranno ad incrementare la colletta. Intanto gli amici di Arkadiusz e Cristina chiedono giustizia e niente sconti di pena per l'assassino, che dopo l'interrogatorio di convalida dell'arresto resta chiuso nel carcere pescarese di San Donato. Maxim Chernysh, dopo qualche ora di ricerche, venne trovato la sera del 25 gennaio all'interno del locale caldaia di un palazzo vicino al luogo del delitto, scoperto da un condomino che era andato a portare da mangiare ai gatti e aveva notato diverse macchie di sangue. Non lontano, nei pressi del parco dell'ex caserma di Cocco, sempre lo stesso giorno, le forze dell'ordine hanno trovato anche il coltello e la mazza da baseball con cui Chernysh aveva commesso i due omicidi.
Si torna a parlare delle tangenti a Spoltore, un nuovo rinvio dopo quello della scorsa udienza causato dalla mutata composizione del collegio per il processo cabina di regia sulle tangenti al comune di Spoltore, che vede imputate 11 persone, tra le quali l'ex sindaco Franco Ranghelli e l'ex presidente del consiglio regionale abruzzese Marino Roselli. Questa mattina a Pescara il presidente del tribunale collegiale Maria Michela Di Fine ha dichiarato la propria incompatibilità, avendo precedentemente disposto in qualità di GUP il rinvio a giudizio di alcuni imputati coinvolti nel procedimento. Ora parliamo invece di un virus che viaggia sulla rete, si chiama CryptoLocker e sta mettendo in difficoltà tantissimi sistemi operativi e utenti del web. Una volta entrato nel PC, infatti, il virus blocca l'accesso ai dati e contestualmente consente ai pirati informatici di chiedere un riscatto per poter riuscire ad avere la chiave d'accesso ai propri file, e la polizia postale mette in guardia gli utenti rispetto a possibili mail sospette assolutamente da non aprire. Vediamo. Anche la polizia postale abruzzese mette in guardia gli utenti della rete dopo aver registrato una nuova ondata di attacchi attraverso invio di mail contenenti il noto virus CryptoLocker, che imperversa ormai da un po' di tempo sul web. Nonostante gli sforzi investigativi abbiano già consentito di individuare diversi individui e gruppi organizzati, sia italiani che stranieri, impegnati nella organizzazione e realizzazione di simili campagne fraudolente, la diffusione del fenomeno ha indotto gli inquirenti ad aumentare le misure di prevenzione attraverso ogni strumento utile a garantire la sicurezza di chi naviga in rete. Il modus operandi dell'organizzazione è sempre lo stesso. L'ignaro utente riceve sulla propria casella di posta elettronica un messaggio che fornisce indicazioni ingannevoli su presunte spedizioni a suo favore, oppure contenente un link o un allegato a nomi di istituto di credito, aziende, enti, gestori e fornitori di servizi noti al pubblico. Cliccando poi sul link, oppure aprendo l'allegato, solitamente un documento in formato PDF o ZIP, viene iniettato il virus che immediatamente cripta il contenuto delle memorie dei computer, anche di quelli eventualmente collegati in rete. A questo punto si realizza il ricatto dei criminali informatici, che richiedono agli utenti, per riaprire i file e rientrare in possesso dei propri documenti, il pagamento di una somma di alcune centinaia di euro in Bitcoin, moneta virtuale, per ricevere via email un programma per la decriptazione. La polizia postale raccomanda di non cedere al ricatto e di tenere sempre aggiornato il software del proprio computer, munirsi di un buon antivirus, fare sempre un backup, ovvero una copia dei propri file, ma soprattutto fare attenzione alle mail che si ricevono, specialmente se non attese, evitando di cliccare sui link o di aprire gli allegati. La polizia postale delle comunicazioni invita gli utenti, per ricevere informazioni, a fare riferimento al sito www.commissariatodps.it. L'anno scorso la Polpost ha scomminato un'organizzazione criminale per associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo informatico, estorsione online e riciclaggio degli illeciti proventi realizzati mediante la diffusione del virus, che ha avuto come vittime privati cittadini ma anche aziende private e pubbliche. Ora passiamo alla cronaca. I carabinieri di Giulianova hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di un trentenne albanese e un 32enne giuliese. Devono scontare rispettivamente 6 e 4 anni di carcere per traffico illecito di sostanze stupefacenti. E poi invece i carabinieri della compagnia di Avezzano hanno arrestato tre uomini di nazionalità marocchina con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Avevano in casa 250 grammi di cocaina. A Pescara invece la polizia ha arrestato un albanese di 34 anni, trovato in possesso di 100 panetti di hashish del peso complessivo di 10 kg. La droga gli avrebbe fruttato almeno 300.000 euro. Ci spostiamo all'Aquila, si è parlato in Consiglio Comunale di Sanità in una seduta molto accesa. No alle scelte calate dall'alto, come dice il sindaco Massimo Cialente. Il servizio di Daniele Rosone. Riorganizzazione dei reparti dell'ospedale e la sanità, argomenti caldi in consiglio comunale. No alle scelte sui territori calate dall'alto, così la pensa anche il sindaco Massimo Cialente, riferendosi alle scelte della giunta regionale. Il discorso è che non so i criteri con i quali si sta facendo questa cosa,
mi sono sentito anche con i colleghi sindaci delle altre città, adesso aspettiamo di sapere. Io definisco quello che è stato fatto un divertissement, a meno che la posizione della giunta regionale dovesse essere che questa cosa la decidono i sindacati, non so se i confederali o quelli medici, e i sindaci poi vengono avvisati successivamente. A questo punto non sarebbe un divertissement, oppure vorrebbe dire che anche noi abbiamo cominciato un divertissement. Io raccomando di avere il metodo della politica. Non esiste nessuno che a monte può sciogliere dei nodi politici così delicati, perché quando si siede in certi posti bisogna saper fare politica. Tra i tanti argomenti anche la nomina del manager dell'ASL che divide la politica e spacca il Partito Democratico. Il più duro, il capogruppo di Forza Italia Guido Liris, che più volte ha invitato il sindaco Massimo Cialente alle dimissioni su questo argomento. Altro tema che scotta, quello dei sottoservizi. Non sono un optional, rituona Cialente. Senta, il problema dei sottoservizi non è un optional, per cui uno dice, sai che, mo li facciamo fra 10 anni, non so, tu devi fare la pavimentazione, no? Devi fare il bagno a casa, dice voglio cambiare le maioliche, dice no guarda abbiamo bambini piccoli eccetera, le maioliche le cambiamo dopo. Se è rotto l'impianto del bagno lo devi cambiare per forza, se no il bagno non lo usi più. Qui bisogna sapere che noi perdiamo l'acqua in quantità industriali, c'è il rischio di allagamenti e le fogne sono rotte, se dentro i cittadini, i negozianti e così via, corriamo il rischio di creare una bomba ecologica. Non capire questo, è chiaro che dire questo non va bene, salviamo i reparti ospedalieri, facciamo questo, vogliamo la scuola in Serie A eccetera eccetera, è facile, purtroppo bisogna organizzare, allora capire che c'è un ritardo dovuto al problema con la sovrintendenza, si interviene su questo non su altro. Forse non va molto bene la comunicazione che in questo momento la ditta che sta facendo i lavori, che doveva fare ai cittadini, non va bene. A questo punto ce la facciamo noi del comune con la Gran Sasso Acqua. E sul caso dei sottoservizi è intervenuto anche l'assessore alla ricostruzione del comune dell'Aquila, Pietro Di Stefano, spiegando che un cronoprogramma era stato stilato in origine, come ci racconta Gianmarco Menga. La politica aquilana continua ad incendiarsi sullo stato dei lavori dei sottoservizi nel centro storico. Nei giorni scorsi ad accendere la miccia era stato il presidente del Consiglio Comunale Carlo Benedetti, che aveva proposto di dirottare il mega cantiere per il rifacimento dei sottoservizi nelle aree dove la ricostruzione è ancora indietro, per tornare poi sull'asse centrale solo successivamente, quando si avrebbe avuto la possibilità di concentrare maggiori maestranze lungo il corso. L'appalto, spiegava ancora Benedetti, andava fatto con la somma urgenza, al massimo nel 2010 doveva farlo la protezione civile o il provveditorato alle opere pubbliche. Era un appalto da 80 milioni di euro che non poteva fare la Gran Sasso Acqua S.P.A. o il Comune. Al momento, insomma, un vero fallimento, aveva tuonato il presidente del Consiglio Comunale, lasciando poi intendere di dubitare anche della presenza in origine di un cronoprogramma dei lavori. Questa mattina abbiamo raggiunto ai nostri microfoni uno dei diretti interessati alla querel, Pietro Di Stefano, l'assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila, che sulla questione sottoservizi e sul cronoprogramma ha spiegato. È bene che si raffreddino un po' gli animi qui, perché quella è un'opera importante, indispensabile, che l'abbiamo perseguita sin dal primo momento. Quando il decreto 24 del commissario assegnava 27 milioni, semplicemente per rifare le reti, quindi per rifare i danni, in quel momento dicemmo, beh no, facciamo una città insomma, del futuro e cerchiamo di fare un'opera per la quale non si debba sempre intervenire ogni volta che c'è un allaccio a rompere le pavimentazioni, anche perché la pavimentazione futura sarà di altissima qualità, quella della città dell'Aquila. C'era una tabella di marcia e soprattutto è stata rispettata, e quali potrebbero essere i tempi da ora in avanti? No, la tabella di marcia c'era, c'è un cronoprogramma, lo ha la Gran Sasso Acqua, e a volte è stato rispettato, a volte ha sforato perché si sono create degli imprevisti, da quello che so io, con i ritrovamenti nel sottosuolo dovuti a reperti, come dire, storici. E per questo c'è bisogno dell'autorizzazione della sovrintendenza, che fa ovviamente il suo lavoro, e questo ovviamente finché non arriva con l'autorizzazione il cantiere resta fermo e slitta in avanti. Ecco, se la senti di dare una tempistica, visto che comunque i sottoservizi sono essenziali per una città? Ma la tempistica credo che la debba dare la stazione appaltante, a cui io chiedo continuamente, mi dovete aggiornare sui tempi, oggi non lo so.
A Santa Teresa di Spoltore è stata inaugurata una scuola dell'infanzia chiamata Rita Levi di Montalcini. Vediamo. Sindaco Di Lorito, l'inaugurazione di una scuola, diceva qualche minuto fa, è un momento di gioia per tutta la comunità, in questo caso per la comunità di Santa Teresa. È un'opera pubblica importante, ma se poi un'opera pubblica è una scuola ancora meglio. Poi qui abbiamo ereditato un problema del passato e ne abbiamo trasformato in una grande opportunità per la collettività di Santa Teresa, ma per tutta la città di Spoltore. Una giornata importante, tra l'altro a Spoltore ci saranno altre due inaugurazioni di altre due scuole. In un quinquennio riusciremo a fare 3 nuove scuole, è un dato storico per la nostra città, ma credo che sia un dato storico per la regione Abruzzo e forse anche per l'Italia. È un orgoglio per me grandissimo, perché quando si parla di scuola, quando si parla di formazione di nuove generazioni, dobbiamo andarne tutti fieri. Al di là del colore di appartenenza, è un dato di fatto, oggi Spoltore è una città migliore. Presidente Di Marco, una nuova scuola inaugurata qui a Santa Teresa, una scuola tra l'altro con tutta la modernità che le scuole di oggi dovrebbero avere. Ma è un faro quello di oggi che illumina tutta la provincia dal punto di vista della qualità ambientale e tecnologica che ogni scuola dovrebbe poter, diciamo, beneficiare. Il sindaco Di Lorito, che è poi un amministratore esperto, ha saputo ben investire in questo settore e credo che sia anche un esempio virtuoso, funzionale anche ai ragionamenti che la regione vuole mettere in piedi in tutto il territorio regionale, e noi come provincia di Pescara abbiamo inteso esattamente risollevare le sorti di tutti i plessi che noi rappresentiamo. Si aprirà domani al Circolo a Ternino di Pescara la mostra denominata Minute, variazioni sul tempo emotivo, a cura dello scultore Marco Massarotti. Il servizio. Una mostra interessante si terrà al Circolo a Ternino di Pescara, Minute, variazioni sul tempo emotivo. Di cosa si tratta in particolare? Allora, si tratta di una mostra di 60 opere tra installazioni e sculture di Marco Massarotti, classe 82, un giovane artista emergente che intendiamo far conoscere al grande pubblico. Questa è la prima mostra di artisti emergenti e a cui seguiranno altre. Il tema della mostra è il tempo, il minuto, colto proprio nella sua, diciamo, essenzialità. E, su questo minuto sono costruiti 60 personaggi che fanno varie azioni, che sono le nostre azioni, le azioni della nostra giornata. Quindi un dandy appoggiato alla moca, un personaggio che attende, un attendangodò seduto su uno scalino. Quindi siamo un po' noi nei nostri momenti della giornata, tristi o allegri. È molto interessante che un giovane punti sul tempo, a riacciuffare, a ricostruire il tempo, a riappropriarsi del tempo e a trasformare il tempo da Cronos, il distruttore, a Kairos, il costruttore di opportunità. Quindi un inno alla creatività. Domenica si celebrerà San Valentino e a Pescara spicca quello messo in cantiere nel centro storico, 20 gli esercenti che prenderanno parte. Vediamo. 3 giorni per festeggiare il San Valentino a Pescara, soprattutto nella zona di Pescara Vecchia. Cristian Suma, avete messo in cantiere diverse iniziative e avete soprattutto coinvolto diversi esercenti. Certamente, come l'anno scorso e sull'onda del successo dell'anno scorso, quest'anno abbiamo riproposto il contest Bacia Selfie Vola, ossia ci si fa un selfie baciando la persona amata, il proprio lui o la propria lei, con lo sfondo di un bacio famoso di Alfred Einstein, e poi sarà pubblicato sulla pagina di Pescara Vecchia, pagina Facebook, e il bacio che riceverà più like viaggerà, grazie all'agenzia Venture di Pescara che ci ha dato questa possibilità, in una capitale europea scelta. Una iniziativa simpatica, originale, per rendere originale il giorno della festa degli innamorati. Certamente, per noi le coppie sono davvero molto importanti, sono la maggior parte dei nostri clienti che vengono a San Valentino, gli abbiamo voluto regalare, insomma, una cosa importante, quindi un viaggio in una capitale a scelta. Pescara Vecchia, che vuole restare, vuole continuare ad essere un po' il centro di Pescara per quanto riguarda il divertimento e non solo. Certamente, noi come Consorzio Pescara Vecchia puntiamo a far sì che
non sia semplicemente Pescara Vecchia una zona a sé, ma che sia contestualizzata all'interno di una città policentrica che noi immaginiamo, quindi che viva e condivida momenti con la Riviera e con altre zone della Pescara, perché insomma più siamo e più riusciamo ad attrarre e a portare gente a pescare, più diciamo tutti siamo meglio. Apriamo ora la pagina dello sport, iniziamo con le designazioni arbitrali della Serie B. L'anticipo di domani sera delle 20:30 Pescara-Vicenza sarà diretto da Federico Lapenna di Roma 1. La partita di sabato al Biondi tra Lanciano e Modena con inizio alle ore 15 sarà diretta da Daniele Chiffi di Padova. Parliamo ora del Pescara Calcio, tante le assenze nella squadra dei biancoazzurri che domani sera sfiderà l'Adriatico, il Vicenza e l'ex tecnico Marino. Mancheranno Caprari, Mandragora, Verre, Campagnaro, Crescenzi e Coda. Convocati Acosta e Cappelluzzo e l'allenatore Massimo Oddo ha svelato oggi la formazione. Difesa scontata con Zampano, Zuparic, Fornasia e Mazzotta davanti al portiere Fiorillo e a centrocampo Benalim, Musciai e Torreira. Verde e Mitrizza agiranno invece a ridosso di Lapadula. Vediamo. Sul mio futuro io ho già risposto. Nel momento in cui ho voluto fortemente non uno ma due anni di contratto è perché reputo che sia opportuno fare un certo tipo di progetto. E le condizioni per fare questo tipo di progetto sono state esaltanti quest'anno, perché abbiamo costruito una squadra come la volevamo e stiamo raggiungendo tutti i nostri obiettivi, cioè quello di fare una squadra comunque di ragazzi che dovevano avere un certo tipo di crescita e la stanno avendo, che potrebbero puntare per qualcosa di importante e siamo in corsa, quindi fino adesso è tutto perfetto. Credo che la grande certezza del Vicenza sia il suo allenatore, un allenatore molto bravo, molto preparato. E probabilmente quello che mi fa più paura del Vicenza è il suo allenatore, nel senso che è uno che è in grado di creare parecchie difficoltà agli avversari, perché legge e studia molto bene gli avversari e sa come contrapporsi. In questo momento siamo la terza forza del campionato e dobbiamo dimostrare di meritare questa posizione. Quindi siamo molto concentrati, siamo consapevoli del fatto che non possiamo sbagliare l'idea che non sarà una partita difficile, però dobbiamo essere anche consapevoli del fatto che se ci sono un tot di punti di vantaggio una risposta ci deve essere per forza, quindi, però poi lo dobbiamo dimostrare sul campo. Coda e Campagnaro ci saranno a Cagliari? Ma io sono fiducioso, soprattutto per Campagnaro, sta bene, ha ripreso ieri, la zona che era interessata è pulita e quindi penso che possa, non lo dico con certezza, non lo dico al 100%, ma ci sono ottime chance che possa essere disponibile. Coda non lo so, si tratta di lui, ha preso una forte contusione, ha un ematoma, quindi dipende da quanto tempo ci mette a assorbire questo ematoma, perché lì è proprio una questione di, essendo sul costato, un semplice movimento fa male, e quindi, però non credo che sia una cosa lunghissima, penso che anche lui possa forse essere disponibile. Per Pasquale Marino invece sulla panchina del Vicenza dovrà sicuramente rinunciare a Giacomelli squalificato e a Brighenti alle prese con problemi al ginocchio, mentre sarà regolarmente disponibile Vigorito, che ha recuperato dal problema alla schiena che gli aveva fatto saltare la partita contro il Lanciano. Recuperato anche Pinato, che probabilmente tornerà a sedersi in panchina da dove mancava dal 14 novembre scorso. E ora ascoltiamo uno degli ultimi acquisti del Vicenza, Francesco Signori. Il secondo esordio però non è stato così buono in realtà per la squadra, una sconfitta 2-0, una brutta sconfitta contro la penultima della classe, un passo falso pesante. Sì, abbiamo fatto una brutta partita, ne siamo consapevoli, però non c'è tempo da abbattersi, perché già venerdì scendiamo in campo contro una formazione forte e daremo il massimo per portare a casa i tre punti. Il mister ha parlato di una squadra che è arrivata sempre seconda sul pallone, tu in realtà vieni da una squadra che puntava
aspettava magari ambizioni superiori a queste. Non c'è un po' di supponenza nell'aver giocato contro una squadra così in difficoltà con un po' troppo blandezza, diciamo così, un po' troppo tranquilli? Sì, abbiamo sbagliato noi sicuramente l'atteggiamento, loro arrivavano sempre prima sul pallone e alla fine è andata male, è una cosa che non deve più capitare perché l'atteggiamento in questa categoria è la cosa più importante. Venerdì contro il Pescara, terza della classe che punta alla Serie A diretta con giocatori di assoluto valore, non sarà assolutamente facile. La speranza è che magari un Vicenza che si adatta all'avversario può tirare fuori grinta in più. Questo sicuramente, incontriamo una squadra forte, attrezzata per andare in Serie A, però so che anche il campionato di Serie B noi ce la possiamo giocare con tutte e andiamo là cattivi per portare a casa i 3 punti, dopo a fine partita vedremo. Sei molto esperto, hai oltre 150 presenze in Serie B, hai già battuto il Pescara con il Novara 3 mesi fa, come si sbatte una squadra così forte? Di sicuro con mettendoci in intensità, se noi giochiamo con intensità e cattiveria, dopo il risultato arriva e dopo ascoltiamo l'allenatore, gli schemi che ci dice. Ed ora il Lanciano, squadra al lavoro in mattinata a San Giovanni Teatino in vista della prossima gara interna contro il Modena. Ieri il riposo precauzionale per Zé Eduardo e Di Matteo, che salterà la sfida di sabato perché squalificato. E adesso invece ci ascoltiamo il neo acquisto Michele Rocca. Per me è decisamente positivo perché è arrivato l'esordio, ma al di là dell'esordio ci sono stati 3 punti fondamentali, c'è stata una grandissima prestazione a livello di squadra e quindi sono contento e dobbiamo continuare su questa strada perché sappiamo che non è facile, ma se continuiamo ad allenarci così e a mettere la stessa cattiveria e intensità in tutti gli allenamenti, anche nelle partite, poi a fine campionato tireremo le somme. Io arrivavo da un periodo che non ho giocato molto e quindi secondo me per un giovane a questo punto, diciamo, della propria carriera è fondamentale cercare di giocare e di dimostrare. Quindi sono venuto qua per crescere e per cercare appunto di dimostrare che posso far parte di questo gruppo. Sono, diciamo, più una mezzala in un centrocampo a 3, però mi sono adattato subito al modulo del mister e diciamo che non ho avuto nessun problema cercare di giocare in questo ruolo a centrocampo. No, io questi problemi personalmente non li ho trovati. Sentivo prima di venire qua magari delle voci che dicevano che c'era una situazione difficile, che la squadra era morta, però assolutamente io ho visto il contrario, ho visto una squadra motivata, una squadra che ha voglia di ripartire, di voltare pagina e di cercare di raggiungere questo obiettivo che secondo me non è possibile. E ora parliamo di L'Aquila, continua a tenere banco la vicenda sulla possibile vendita delle quote. Intanto il terzino Ligorio non teme la capolista SPAL, che sabato farà visita allo stadio Fattori. Gianmarco Menga. In casa L'Aquila a tenere banco è ancora la questione sulla vendita di quote del club. La situazione attuale è questa: i dirigenti aquilani hanno fatto una proposta di vendita del 12,5% ad un gruppo di imprenditori, tra cui dovrebbe esserci un esponente dell'azienda Orafa Toscana, Graziella Group, che però non sembra assolutamente far parte della trattativa, come confermato qualche giorno fa dal presidente Gianni Gori. Dunque si tratterebbe di imprenditori che avrebbero solo inizialmente fatto presagire il coinvolgimento della prestigiosa ditta Orafa Toscana nella trattativa, ma che in realtà stanno agendo per conto di un'eventuale nuova società imprenditoriale. Il club rossoblu in ogni modo ha proposto a questi imprenditori, tra cui ricordiamo c'è l'ex vicepresidente del Martina Franca Enrico Folgori, 100.000 euro per la vendita del 12,5% delle quote, con la possibilità di incrementare la percentuale nel corso dei prossimi mesi, dopo aver eventualmente collaudato il nuovo assetto societario.
Al momento però non c'è stata alcuna risposta e l'Aquila sta provvedendo autonomamente alla raccolta del denaro per rispettare tutte le scadenze del 16 febbraio. Certo, le interferenze societarie non aiutano a mantenere sereno l'ambiente già scosso dalla penalizzazione in classifica e dalla difficile risalita per la salvezza. Intanto sul fronte squadra continua la marcia di avvicinamento al match di sabato pomeriggio contro la capolista SPAL. Nel corso della partitella in famiglia giocata ieri mattina sul campo di Acquasanta, il terzino siciliano Dennis Di Mercurio si è aggregato per la prima volta al gruppo, disputando una ventina di minuti. Dopo la lesione di primo grado, rimediata alla gamba a inizio gennaio, per l'ex Palermo sabato potrebbe esserci la prima convocazione di Perrone. Intanto, quasi certamente nel 3-5-2 di partenza, sull'out di sinistra contro la SPAL giocherà ancora una volta l'ex Lecce Giacomo Ligorio, che non ha paura della prima della classe. No, paura no, naturalmente c'è grande rispetto per questa squadra e per questa corazzata. Reduci dalla partita del girone d'andata, sicuramente sappiamo di poter fare bene. Ricordiamo la partita dell'andata che non meritavamo la sconfitta, nonostante abbiamo perso 2-1. E niente, ora speriamo di rifare quella prestazione e di riportare punti in classifica. In chiusura la Coppa Italia, un gol del senese Rozzi nella ripresa decide il quarto di finale tra Siena e Teramo, finito 1-0. I toscani avanzano in semifinale e si arresta invece il cammino del Teramo, che per la circostanza ha fatto ricorso a tutti i giovani e le seconde linee. E domenica in campionato i biancorossi di Vivarini ospiteranno invece il Tutto Cuoio. E con lo sport concludiamo anche la terza edizione del TG6. Il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani alle 14. Buonanotte. We'll be right back.